questa. Vieni Anna. Vieni, vieni Anna. Ciao. Vieni. Signori, la sposa. Faccio un po' da Carlo in questo momento, Tuo nipote Carlo, faccio un po' da nipote che ti accompagna. Ok. Allora, aspetta che ti lascio il podio. Anna! Col suo abito da sposa, il bouquet, che tra poco lancerà. Allora, cara Anna, sì. C'è un primo proclama, credo, una prima cosa che vuoi dire qui dal podio, poi mi devi raccontare la tua storia, perché è una storia da film, sembra. Prego. Sì. Mi chiamo Anna Ancona, vengo da Tivoli, Villa d'Este, e vi dico che non restate soli. Sposatevi, amatevi, cercatevi, coronate questo sogno d'amore, ma... abbiate fiducia, perché l'amore vince sempre! Sì. Vieni Anna, attenzione, io ho paura, ho paura. Questo è dopo lo No, ho paura qui quando si scende. Che... No. Come fa? Io non posso. Ti tengo un bouquet, ok? Così, scusate. Bravissima Anna. Attenzione. Oh! Oh! Ce l'abbiamo fatta, vieni, vieni, vieni. Accomodati. Prego. Ok. Il bouquet che tra poco. Troppo alta la sedia? Il no, bouquet che tra poco. Bene. Che tra poco. Lancerai. Chi è che si vuole sposare qui? Adesso vedremo, eh? Già fatto. Allora, eh? I giovani si sposano. No, i giovani si sposano, dice. Dice si no. Sposano i giovani. No, allora, l'amore non ha età, ho detto. Però non ci. Anna. Ti sei sposata? Ti sei sposata? Si può dire l'età? Anche perché l'hanno scritta, quindi. Quanti... A 82 anni si è sposata. Allora Anna, tra poco qui arriverà tuo marito. Arriverà tuo marito, così conosceremo anche il fortunato, il tuo sposo. Però prima voglio raccontare un momento la tua storia, perché è una storia veramente che merita di essere raccontata. E forse anche questa grande voglia di felicità arriva dalla felicità che ti è stata tolta in passato, no? Perché ne hai passate, insomma, di tutti i colori. Allora, andiamo un po' di anni fa, tu eri una ragazza e trovi lavoro in un negozio. E il titolare di questo negozio si chiamava Gino? Gino, che cosa fa? Che piacevi a Gino, insomma, eh? E quindi lui ti conquista. Lui era sposato. Ce la fai a parlare? Se no la racconto io la storia. No, la posso raccontare, se vuoi, come vuoi tu. Tu vai a lavorare in questo negozio, perché venivi da Bengasi, dovevi partire, poi rinunci al volo, quel volo che parte, gli mitragliano. Mi tragliano sul volo, quindi lì ti sei salvata, alla fine però arrivi in Italia e stavi sempre a casa a pulire, a darti da fare. A un certo punto tua mamma dice, bisogna che lavori, quindi mi consumi litri di detersivi in casa che pulire tutto. E allora la mamma vuole che vai a lavorare, si rivolge a questo Gino. Gino è un signore, insomma, che all'inizio non voleva farti lavorare, poi dopo ti vede e diciamo lo colpisci, no? E non solo per le tue capacità, la tua voglia di lavorare, ma anche perché sei ancora una bellissima donna, eri una bellissima ragazza e ti porta a lavorare nel suo negozio. Lì ti conquista lui. Come fa a conquistarti? Cioè, forse anche lui era molto più grande di te, no? Quanti anni aveva più di te? 20 anni di più. 20 anni di io più. 16. 16. Lui 36. Ecco. Era fascinoso, sapeva parlare. Le donne lo ammiravano perché era molto... si sapeva comportare al negozio. E io ero la sua regina per anni.
finché all'insaputa così mi sono ritrovata donna, senza sapere il perché. Ho pianto tantissimo perché un'altra donna soffriva per me, la moglie. La moglie. Ma vivevi aveva... in casa con lui? Prego? Vivevate in casa insieme? No, 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 no. E niente, il figlio aveva 5 anni meno di me, per cui siamo coetanei oggi come oggi. Certo. Quanto è durato, diciamo, questa, tre questa anni, storia d'amanti? Tre anni, perché io non mi sentivo degna, non sapevo che mi era successo, ma mi era successo. Mia madre non ci credeva, mi ha portato anche a visitare. Ti ha portato? A farmi visitare, perché io non sapevo che mi era successo, non lo so. Certo, mamma 16 credeva, anni. Credeva era che più... ti inventassi tutto? E io non ero titubante a raccontare e lei ha preferito portarmi da una ginecologa. E ha detto sì, no. Purtroppo. E da lì io ho detto al Signore che mi avesse mandato un segno che io me ne dovevo andare dal negozio, capito? Ecco, tu avevi bisogno di qualcosa che ti desse la forza. Sì, ecco, perché l'amore c'era, dopo si era trasformato in amore, ma poi anche in odio, perché io... Però cercavi la forza. A un certo punto succede, può anche far sorridere quello che stiamo per raccontare, però non è così, perché una ragazza a un certo punto... deve trovare la forza da qualche parte e vedi un grillo e che cosa dici a te stessa? Io ho detto, Signore, se sto facendo male, era il periodo della concubina, capito? Quel periodo sì. Di Modugno che cantava sì. Ciao ciao bambina, sì. Un bacio ancora, io bambina 16, a 18 anni è accaduto. Mi sono svegliata così. Che cosa è accaduto? Ecco, quindi a un certo punto dici, se questo grillo tornerà da me io stanotte, signore, io lascerò. Lascerò il giro. Non lo so come farò, ma lo lascerò. Ecco, te lo qui, prometto. Abbiamo rappresentato, il nostro Serafino vi ha rappresentato questo grillo. Ti svegli di notte? E devo andare al bagno e sento qualcosa nel pigiama che si muove. Prendo con forza... tiro giù il pigiama al bagno senza farmi sentire la mia sorella, c'era un grillo lungo come un indice. Il segno che aspettava, il segno che aspettavi. E che cosa fai? Vai da lui? Vai da lui e digli basta, la storia no, finisce qui? No, era notte, la mattina, sì. Non sono andata proprio. Ah, ho okay. Riflettuto, ma mia madre, perché non vai? Ho preso una decisione, ma... E il giorno dopo sono andata a dire, sì. Lui si strappava quasi i capelli. No, non posso, non è possibile. E sì, io l'ho promesso. E quello mi ha avvicinata molto alla fede. Quello è stato un segno, l'hai percepito come un segno. L'inizio che se vuoi una cosa devi soffrire per averla. Ma quando c'hai a portata di mano l'amore, quello vero, quello... aperto a tutti, no che per me, per essere felice, deve star male un'altra persona. Allora era così. Senti, cosa succede? Riesci a rompere questa storia che sembrava impossibile da rompere, fai la tua vita, a un certo punto conosci un maresciallo della finanza. Aeronautica. Aeronautica, scusami. E ti innamori di quest'uomo? Certo, perché lui al primo impatto ti devo sposare. Ah, proprio un colpo di fulmine. Umberto ti voleva sposare. Quindi finalmente però, sentivi una felicità che ti lasciava serena, non come quella precedente. Ma io non ero ancora proprio innamorata per dirgli tutte le cose mie. Mi sono tenuta, ma lui sapeva perché un altro maresciallo aveva fatto... Ah. Dice, no, lei non... Allora, un altro maresciallo, un collega, dice, guarda che quella lì... Se non la faceva... è come deve essere. Perché? Allora, che anno siamo? Avevo 25 anni. 25 anni. Guarda che lei 70... ci ha avuto una storia con un uomo sposato, eccetera. E che cosa fa questo Umberto? Viene da te e ti dice, ma è vero quello che mi stava dicendo? Io ho detto, sì, è vero, non solo come devo essere. Mi ha lasciata. È andato via.
Ah, quindi tu hai ammesso tutto? Sì, sì, no, certo. Quando me l'ha detto, sì. Ho detto sì, va bene. E se n'è andato. E quindi Umberto se ne va? Se ne va. E io penso che cos'è la vita. Ma io voglio una persona vicina a me che si occupi di me. Dovevo dire, ma non ho avuto il coraggio perché non lo amavo fino al punto di dirgli tutto, Umberto. Lui parlava di matrimonio, vabbè. Attenzione però, perché lì dove abitavi tutti sanno questa storia qui che tu avevi avuto, quindi ti senti un po' segnata, no? Sì. Un po' tutti ti additano come quella che ha fatto una cosa che non doveva fare. La felicità sembrava impossibile e tu fai una scelta molto dura, eh? Tra un attimo torniamo, adesso abbiamo un obbligo di pubblicità. 5 minuti e torniamo. Tra poco. Bentornati in Italia, sì, Anna. Qui con noi, Anna si è sposata a 82 anni, è venuta qui a dire a tutti: prendetevi la felicità sempre, dove la volete, quando la volete. Perché, sì. Anche perché tu, insomma, hai avuto una vita che stiamo raccontando, a un certo punto hai una storia con un uomo sposato, questo ti segna un po' agli occhi degli altri, e quindi nel paese ti additavano come quella che era l'amante di... ti innamori di un uomo che non ti ha più voluto quando ha saputo i tuoi trascorsi. A un certo punto che cosa fa Anna? Anna viene a sapere che quell'uomo del quale era amante è rimasto vedovo. È rimasto vedovo. Mia madre l'ha saputo. Tua madre dice: guarda, è rimasto vedovo Gino, è rimasto vedovo. In paese c'è questa reputazione assurda, però c'è questa reputazione. Gino è rimasto vedovo. A questo punto, ma perché non ti sposi Gino? Ti dice tua mamma. Tu come hai reagito? Che forse mi vado a buttare alla cascata, no, che mi sposo Gino. Così. Ci sono voluti 2 anni per convincermi, mia zia. Ma tu lo vedi, zia? La gente, un altro uomo, anche se gli devi dire tutto, innanzitutto allora era così, sì, ti metterà sempre questo piattino davanti. Tu non eri come dovevi essere. Non eri illibata. Bene, non lo volevo dire, grazie. L'ho detto io. Grazie. Beh, perché questo dicevano, no? Scusami, ma per capire bene quella che era la situazione. A un certo punto, dopo due anni... Anna non si va a buttare la cascata, ma cede e si sposa Gino, nel frattempo rimasto vedovo. Lo fa anche Anna perché in realtà desiderava diventare mamma, desideravi un figlio, avevi anche, poi c'è, tu sei diventato un insegnante proprio per esprimere la tua voglia di maternità attraverso i bambini, però in quel momento volevi anche diventare mamma. Che cosa succede però? Succede che Gino a un certo punto fa un abuso edilizio. Fa un abuso edilizio. Che succede? Tutto ok? Ok. Allora, fa un abuso edilizio Gino e viene beccato e lui, per lo shock di essere stato preso, finisce in carcere. E questo shock lo fa diventare... perde la fertilità. Sì. E non ti dice... Non dice niente. Quindi il sogno di diventare mamma... puff, svanisce. Dai, con lui, tra l'altro lui in un incidente perde anche una gamba. Fatto sta che È la malattia. Ah, per una malattia, scusa. Il midollo malato. E perde una gamba. Lo operano. Per 20 anni assisti Gino. Per 20 anni assiste Gino. Avevo 40 anni. Aveva 40 anni. Lo accudisci con tutto l'affetto, guarda, ancora ti commuovi, non so se per te stesso, anche per lui. Però, per quello che ho fatto. Per quello che hai fatto. Lui è vissuto senza un decubito, senza niente di niente di niente, però dopo 31 anni di matrimonio, nozze d'argento, senza una gamba, a casa nella mia villetta,
ho 35 mamme e le mie alunne, bellissima. Ma rimani vedova anche tu, Gino. Se ne va, adesso sta per arrivare la felicità per te. È per questo che oggi sei venuta così vestita da sposa, per questo stai per lanciare il bouquet tra poco. Perché la vita qualcosa ti restituisce, no? Sì. Nel senso che a un certo punto ti dicono: guarda che c'è un massaggiatore, un bellissimo uomo, il massaggiatore delle VIP. Facevo i fanghi io, Facevi i fanghi, eccetera. Perché non vai da lui, che è un bellissimo uomo, eccetera. Lei resiste un anno, resiste due anni e poi ci va da questo massaggiatore. Com'era? Quant'era bello questo uomo? Adesso lo vedono. Sta entrando, eh? È un ex, che posso dire, culturista. Ex culturista, capito? E massaggiatore. Massaggiatore, evviva! E adesso... Basta. Avete convolato? A giuste nozze! Finalmente! Allora, lo facciamo entrare? Direi proprio di allora sì. Allora che entri lo sposo, Riccardo! Alziamo le luci! Sei Riccardo! Oh, benvenuto! Anche lei vestito da sposo! Fatemelo dire, no? Perché? Tardi, ma bene! Meglio tardi che mai, ma bene! Barbara! E non lo vedo! Come lo vedi? Anch'io ce l'ho vedo! Bene, vieni! Vino Barba... ce l'abbiamo, no? Barbara, allora, ti do il permesso! Devi chiedere il permesso! Beh, un bell'uomo proprio! È bell'uomo, un uomo sposato! Allora, vieni! Vieni che facciamo il lancio del bouquet, vieni. Attenzione, aspetta, questo te lo tengo io. Grazie, così ma... L'abito. Piano piano. Che moglie, che energia. Che è sta faccia? No, parlo. Prego. Lei parla di allora. Io parlo di meno. Vieni. Gambacini. Eccoli, viva gli sposi! Allora, un momento, Anna, aspetta prima di lanciare il bouquet. Facciamo spazio qui. Chi ha una qualche intenzione di sposarsi può venire qui. Chi è? Perché adesso c'è il lancio del bouquet, nessuno? Chi è che viene qui? Per il lancio del bouquet. Vieni. No, certo, ci stai solo te. Mamma mia, ragazzi! No, ma veramente vuole sposarmi? Una rosa ciascuno. Allora. Ragazzi, poi dice che la gente non si vuole sposare, guarda qua! Allora, girati, Anna! Attenzione! Senta! A lei! Aspetta, Anna! Aspetta, fammi dire una cosa a lui, ancora non ho sentito la voce! Dimmila com'è con una parola sola, però! È una chiacchierona, tanto parla parecchio! Parla per me e per... Bellissima storia d'amore, ecco il lancio del bouquet, vai, vediamo chi lo prende, vai! Dammi la mano! Ore! Come ti chiami? Sofia, presto sposa! Grazie ragazzi! Anna e Riccardo, tanti auguri di felicità! Grazie. Tanti auguri di felicità! Grazie. Mua. Sì, che ciao. 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 Ciao, ciao!